Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi simuleremo la realizzazione di una tesi per far vedere come si fa automaticamente l'indice. Noi lo facciamo con LibreOffice Writer, ma praticamente concettualmente la stessa cosa rispetto a Microsoft Word, e nella descrizione del video metteremo anche il link ad un video fatto da una persona che fa vedere come la stessa cosa si fa proprio con Microsoft Word. Allora, noi creiamo al volo subito una tesi. Questa tesi avrà due capitoli, uno su Tintoretto, uno su Caravaggio, e per semplicità ogni capitolo avrà semplicemente solo due paragrafi. Allora, noi prendiamo il titolo del capitolo, copiamo. Facciamo tasto destro, incolla speciale senza formattazione, perché la formattazione praticamente verrà fatta automaticamente da questo strumento. Vedete? Il livello 1, 2, 3, il livello 1 è il capitolo, il livello 2 è il paragrafo, il livello 3 è il sottoparagrafo. Quindi mettiamo titolo 1 e automaticamente viene il titolo del capitolo. Queste pi greco celesti corrispondono a questo strumento qua, vedete che serve per vedere quali sono i confini dell'entità che è inserita all'interno del foglio di videoscrittura. Inseriamo il titolo del primo paragrafo del primo capitolo, facciamo gli anni giovanili. Tasto destro, copia, andiamo all'interno del foglio di videoscrittura, tasto destro, incolla, testo non formattato. Perché? Perché questo sarà il titolo del paragrafo e quindi gli assegniamo un livello 2. Ed ecco, vedete che è venuto praticamente il livello del paragrafo. Allora, selezioniamo il capitolo e andiamo nello strumento elenchi puntati numerati e noi diciamogli che vogliamo il numero. Questo è il capitolo 1 e noi anche qui vogliamo il numero, questo è praticamente il paragrafo 1 del capitolo 1, 1.1. Adesso mettiamo il paragrafo vero e proprio. Selezioniamo il corpo del testo, facciamo un esempio così, facciamo tasto destro, copia e come sempre tasto destro, incolla, non formattato, poi se uno vuole praticamente può cambiare. Allora, praticamente facciamo adesso invio e inseriamo un secondo paragrafo, quindi faremo due capitoli con due paragrafi. Questi sono i primi successi del Tintoretto, tasto destro copia, tasto destro facciamo, incolla speciale, testo non formattato. Ricordiamoci che questo corrisponde ad un paragrafo, quindi gli viene assegnato il livello 2, vedete che automaticamente segna che è il secondo paragrafo del primo capitolo, quindi 1.2, paragrafo 1.2. E come sempre andiamo a selezionare un pezzino di paragrafo giusto per fare un esempio. Tasto destro copia, tasto destro incolla speciale. Adesso per fare la prova, quello che possiamo fare è immediatamente, per esempio, te tentare di testare lo strumento indice automatico. Allora facciamo così, facciamolo su un'altra pagina, facciamo interruzione di pagina e questa sarà la pagina del capitolo 2, facciamo un'altra volta, inserisci interruzione di pagina, lasciamo una pagina a metà di modo tale che rimanga, diciamo, lo spazio per il capitolo 2 e proviamo subito lo strumento indice. Perché facciamo vedere che è uno strumento dinamico. Menu inserisci, andiamo nella voce indice generale, indice analitico e scegliamo la sottovoce indice generale, indice analitico o bibliografia. Lo scegliamo, lasciamo fare tutte queste opzioni automaticamente e clicchiamo ok. Vedete che se noi utilizziamo questi strumenti, cioè i livelli delle entità che si mettono, 1, 2, 3, 1 è il capitolo, 2 è il paragrafo, 3 è il sottoparagrafo, e gli elenchi puntati numerati, praticamente l'indice è fatto a mano. È fatto automaticamente perché Tintoretto dice che è il capitolo 1, che sta a pagina 1 e poi c'è i due paragrafi. Allora continuiamo e realizziamo, per esempio, il capitolo 2. Siamo andati a pagina nuova, andiamo nella pagina del Caravaggio, selezioniamo la parola Caravaggio, tasto destro copia, tasto destro incolla speciale non formattato, perché la formattazione dovrà essere quella di livello 1 del capitolo. E vedete che automaticamente, dato che noi abbiamo scelto accoppiandoli lo strumento stile predefinito e lo strumento elenchi puntati e numerati, praticamente automaticamente dice che questo è il capitolo 2. È molto utile perché poi se si vogliono spostare i capitoli e i paragrafi si può fare automaticamente. Allandiamo un'altra volta qui e selezioniamo il primo paragrafo del secondo capitolo, giovinezza e formazione. Selezioniamolo bene, tasto destro copia, andiamo in LibreOffice Writer, incolla speciale, testo non formattato. A questa entità verrà assegnato il livello 2, è un paragrafo e vedete che automaticamente ci dice che è il primo paragrafo del capitolo 2, quindi 2.1. Attenzione, abbiamo fatto un piccolo errore, facciamo ancora CTRL Z e facciamo invio alla fine, esclusivamente alla fine del titolo del paragrafo.
Andiamo a copiare adesso il corpo del testo del secondo paragrafo del primo paragrafo del secondo capitolo. Facciamo così, tasto destro copia, tasto destro incolla speciale, testo non formattato. Mettiamo il punto, andiamo a capo e facciamo da ultimo il secondo paragrafo del secondo capitolo. Vediamo che è l'apprendistato. Selezioniamo, tasto destro copia, tasto destro incolla, speciale non formattato, vedete che sembra nel testo normale, ma dato che c'è il cursore qui, non appena scelgo il tipo di livello, livello 2 paragrafo, vedete che diventa il secondo paragrafo del secondo capitolo, 2.2. Andiamo in Wikipedia e scegliamo un pochino una parte di testo, facciamo così. Tasto destro copia, tasto destro incolla speciale. Ed ecco che abbiamo fatto anche il secondo paragrafo del secondo capitolo. Allora, voi vi chiederete, ma l'indice analitico automatico se ne è reso conto? Non se ne è reso conto. Come vedete c'è ancora soltanto il capitolo Tintoretto con i suoi due paragrafi. È sufficiente fare tasto destro, aggiorna indice e verificare che questo strumento analitico, quindi mentre si fa la tesi di laurea, mentre la si scrive, si può fare tasto destro e aggiornare, si capisce da questo sfondo grigio che questi sono dei campi dinamici che vengono aggiornati. Vedete, il primo capitolo è il Tintoretto, è più allineato a sinistra, i capitoli stanno allineati a sinistra, il secondo è il Caravaggio, tutti i paragrafi sono stati allineati a destra e sono stati etichettati correttamente 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Quindi ricordiamoci che quando si crea una tesi di laurea o un documento un pochino più complesso, bisogna usare assolutamente questi tre strumenti accoppiati. Lo stile predefinito, uno per il capitolo, due per il paragrafo, tre per il sottoparagrafo. Gli elenchi puntati numerati che automaticamente produrranno i numeri di tutte le entità che inserite e anche il comando inserisci interruzione di pagina per poter, come dire, blindare, chiudere all'interno di un contenitore tutto un capitolo e far sì che anche le note vengano correttamente, per esempio, allineate all'interno dello spazio del capitolo precedente, non di quello seguente. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.